Ci siamo e adesso è il momento di svelare a tutti voi la SF21. È lei la protagonista di oggi? È la monoposto che Charles Leclerc e Carlos Sainz useranno quest'anno per la stagione 2021. È una vettura che nasce dalla vettura dell'anno scorso, per motivi anche regolamentari, in parte congelata, per una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree, ovunque fosse possibile. L'aerodinamica rivista, una power unit completamente nuova. È una vettura che cambia anche nella sua livrea. Come vedete, il posteriore della vettura richiama l'Amaranto, della primissima vettura da corsa Ferrari, la 125S, lo stesso colore che abbiamo usato l'anno scorso a Mugello per celebrare e festeggiare i nostri 1000 Gran Premi. Questa è la stagione delle tante sfide. Ripartiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo al futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari. E ora lascio la parola ai responsabili tecnici che appunto hanno progettato questa monoposto e che l'accompagneranno nel suo sviluppo durante la stagione. Enzo Ferrari diceva che il motore è il cuore di una monoposto, che ha un'anima. Ed è questa la responsabilità che tutti noi motoristi in Ferrari sentiamo quando ripensiamo alle sue parole. A Maranello esiste una straordinaria cultura motoristica. Eppure sappiamo che i successi del passato non sono una garanzia per quelli futuri. Sappiamo che una storia gloriosa non è certamente garanzia di vittoria. Nel nostro sport è fondamentale una attenzione maniacale alle proprie aree di miglioramento, un imparare costantemente dall'esperienza, dagli errori, dalle sconfitte e poi lavorare sodo, con umiltà. Ed è questa consapevolezza, unitamente alla nostra passione, unitamente alle competenze nostre e dei nostri partner tecnici, che abbiamo riversato sul progetto Power Unit 065/6 per la stagione 2021. Insieme ai colleghi del telaio abbiamo lavorato tanto sul layout della Power Unit per cercare di rendere più efficace possibile il progetto complessivo della vettura. Sul motore a combustione interna abbiamo continuamente lavorato per cercare di aumentare il grado di efficienza termica del motore stesso, anche grazie al contributo del nostro partner Shell, che ha portato un vantaggio stimabile in oltre un decimo di secondo di tempo sul giro. Abbiamo lavorato tanto sul turbocompressore, sulla parte di alimentazione per seguire le esigenze del motore e sulla sua parte di efficienza per aumentare il recupero di energia dai gas di scarico. Stiamo anche lavorando sul sistema ibrido, sulla sua parte elettronica per cercare di rivederne e ottimizzarne tutte le componenti. Lo 065/6 è quindi figlio di tutto questo, è figlio di un lavoro di squadra, power unit, telaio, il supporto dei nostri partner tecnici di eccellenza, tra cui Shell e Mahle, per citarne i principali, e di tutto il nostro parco fornitori. Abbiamo messo tanta energia in questo progetto, ma al tempo stesso stiamo già lavorando su quella del 2022, che debutterà in pista il prossimo anno e che sarà ancora più importante perché accompagnerà la scuderia per almeno un triennio.
Per la SF21 abbiamo dovuto scegliere un'area della vettura su dove concentrare maggiormente i nostri sforzi. Abbiamo scelto la parte posteriore, ridisegnando un nuovo cambio e nuove sospensioni. Questo, in aggiunta al lavoro svolto con i colleghi della Power Unit, ha permesso di ottenere un retrotreno molto più rastremato rispetto a quello della SF1000. Anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto delle nostre attenzioni. Abbiamo aumentato l'autorità del radiatore centrale e abbiamo disegnato un bodywork più downwashing dell'SF1000. L'aerodinamica è stata una di quelle aree impattate dalle modifiche regolamentari, volte a ridurre la capacità di sviluppare carico verticale a salvaguardia dell'integrità dei pneumatici. Per questo motivo, quando abbiamo cominciato lo sviluppo aerodinamico della vettura, ci siamo dati due obiettivi. Da una parte recuperare il carico verticale perso, al contempo riducendo la resistenza della vettura. La parte anteriore della vettura, per regolamento, ha subito interventi decisamente meno radicali. Abbiamo sviluppato una nuova ala anteriore che lavora con un naso di nuova concezione, ma telaio e sospensioni sono quelli dell'SF1000. Le sfide di certo non ci spaventano. Le affronteremo come sempre uniti, con i piedi per terra, consapevoli che dovremo lavorare tanto e bene per onorare al meglio il nome che portiamo. The 2021 season is about the lessons learned from an incredibly difficult 2020 campaign. Last season put us at a test, both at the factory and at the racetrack. We have tried to learn from our mistakes. We have tried to improve in the areas where simply we have not been strong enough. Of course, in the context of the frozen technical regulations and of the new financial regulations, we know there is a limit in how fast we can turn things around. But nevertheless, we have been trying to reconstruct methodically our way back to the more competitive side of the grid. As a race team, we'll try to extract everything we can from the potential of the car, nearly regardless of what's going to be the absolute level of performance of our car. We'll be aiming at delivering strong race weekends, clean race weekends, and providing the right feedback to the factory, and doing all that while operating as a united and solid race team. The early phase of that relationship between Carlos and Charles is functioning very well. Actually, they are already operating as teammates. When they come at the simulator, they do already the briefing, the debriefing together. When they go and meet with the engineers, they are already exchanging as they will be doing at the racetrack. So of course it is easy to have a good relationship in the winter months, but I think they are generally enjoying each other's inputs and approach into the team, and it's going to be a very positive starting point of the seasons with them on board. Ultimately, they are a key part of the team. Their enthusiasm, their implications, their energy will be key in making 2021 a decisive step in building our better futures for our team. . 2020 is behind us, but it will not be forgotten, and it will have made us stronger. 2021 is here, and we look forward to be back on the track. It's been exciting to see how Charles and Carlos have contributed with our engineers and mechanics to the preparation of the season. The excitement is palpable. Everyone is looking forward to try the car and to give its fullest. The unveiling is a very special moment, a moment of truth. And to our tifosi, to the lovers of Formula One, all of us in Ferrari want to make sure that we honor our founder Enzo Ferrari to start the 2021 championship with his winning spirit. Grazie.